parliamo con il Crystal Exarch perché voglio andare avanti con la quest principale. Stiamo per ottenere le braghe, stiamo continuando ad andare a completare una sorta di virtuale equipaggiamento per un personaggio che magari era sottolivellato. Travelers of Norvrand. Accettiamo. Ah, ho cliccato un po' troppo in fretta. Ha nominato Garatia, che era il nipote che abbiamo incontrato nella quest relativa alla Crystal Tower. Non ho letto velocemente perché ho cliccato subito sulla prima scelta. Comunque, clicchiamo sul Gatekeeper per farci entrare nella Crystal Tower. Vediamo com'è dentro. Parte una cutscene. Ecco, questa è la stanza che abbiamo visitato con il Crystal Exarch quando abbiamo avuto il nostro viaggio. Però questa musica qua è quella del 3. È la musica di Final Fantasy 3, la musica dei bardi di Final Fantasy 3. E questi sono piccoli ricordi. Comunque, continuiamo. Questa zona si chiama Ocular, è il suo studio privato. I have much to explain, but the truths which I must touch upon in doing so would cause only distress and confusion to the people. Ci chiede di prestare attenzione, io spero di riuscire a tradurre in maniera adeguata. Ok, potremmo avere risposte sui Scion. Loro sono qui, in The First. Not as recent as you may imagine. Here, time flows at a different pace from that of the source. Il tempo scorre in maniera diversa. I Scion sono arrivati molto tempo fa, non così di recente come pensiamo, immaginando che sono passati pochi giorni da quando abbiamo visto, per esempio, cadere il primo di loro, ovvero Tancred. In the space of a single hour in your home world, an entire year. Una singola ora nel nostro mondo di origine, magari passa un anno intero su The First. Potrebbe essere la spiegazione del motivo per cui questi personaggi hanno cambiato job, hanno avuto tutto il tempo per adattarsi. Parla di Yashtola, Urianjie e Tancred. E alcuni recenti arrivi, Alfino e Alizé, vivono in The First da quasi un anno. Cavolo. La sua intenzione era evocare solo noi. Però deve aver fatto un po' di confusione. Il trasferimento è stato incompleto. Ha fatto delle prove, forse? Comunque, Tancred è arrivato nudo. E si sono ritrovati, tra l'altro, bloccati in questa dimensione, senza la possibilità di tornare indietro. Bisogna trovare un modo per rimandarli indietro. We spent every waking hour searching for a way to reverse the summoning. In the beginning, at least. Ok, lui aveva già tentato di trovare un modo per invertire l'effetto di summoning che aveva fatto. È stato anche aiutato da Urianjie.
unexpected ways. What Orianger saw was the future, that which would one day come to pass. In his vision of tomorrow, the first was rejoined with the source. Allora, lui, da quello che ho capito, parlando con Orianger, diciamo che hanno discusso sulla possibilità che The First in futuro si possa riunire con la sorgente. Però la collisione dei mondi porterebbe all'ottava Umbral Calamity, quindi qualcosa che può far iniziare l'ottava Umbral Ira, una calamità quindi devastante, e le morti sarebbero una moltitudine. E ha visto anche la nostra morte. Allora, in pratica non hanno voluto continuare a tentare un riavvicinamento tra le dimensioni proprio perché sarebbe stato troppo pericoloso. Quindi hanno deciso di lasciare che le loro anime rimanessero qui. Per evitare la calamità è necessario eliminare i Sin Eaters. Quindi, prima di riunificare i mondi e darci la possibilità di tornare, dovremo eliminare questa minaccia. Adesso ci suggerisce di cercare i nostri amici e ascoltare le loro storie. Sarebbe felice di vedere il nostro ricongiungimento con i nostri amici, ma ha un sacco di cose da fare. Ma non si prenderà riposo fino a che i nostri amici non saranno tornati a casa. Beh, sono rivelazioni abbastanza pesanti. Sì, per il momento va bene così. Excellent. You will not regret this. With that settled, we shall have to see about getting you ready for the road. Ok, probabilmente da questo momento potremmo doverci spostare da The Crystarium, ma è facile che qualcosa si sia sbloccato in città. Non escludo l'esplosione di queste secondarie. Allora, mi guardo intorno, non vedo ancora nulla, a dire il vero, all'orizzonte a livello di quest, ma mi trovo a poter parlare col Crystal Exarch. Allora, ricambio job, io mi ero trattenuto, vestito da monaco in questa cutscene, torno a parlare con il nostro amico. Ci parla della possibilità di riposare in una zona residenziale. Ci dice che potremmo andare anche al mercato per rifornirci, ma noi siamo più che a posto. Lui ci sta aspettando proprio al mercato. Vediamo se lo troviamo al volo. Sì, è proprio qui.
Questo è il cuore commerciale di De Cristarion, cioè Musica Universalis. Ci siamo passati, abbiamo già parlato con un Rothgar qui. E abbiamo fatto già il nostro giro di esplorazione su tutti questi negozi. I Gil vanno benissimo. Each nation once minted its own coins, but was all a jumbled mess following the flood. After much debate, the local merchants eventually elected to revert to the old ways, wherein a coin's value was decided by... As for a unit of measurement, we agreed upon the term gil, a word borrowed from coins uncovered within the crystal... Il termine gil è una parola che ne viene... diciamo da delle monete che erano state trovate nella Crystal Tower, quindi sono in comune con tutti i mondi. From what your stola tells me, a standard coin from the source equates to exactly one gil here. Our way of life has benefited greatly from the artifacts we recovered from the tower. Some of which may be familiar to you. Qualcosa che può esserci familiare. Gli Allagan Tombstone. But I fear it would not be practical for us to provide everything to which you are accustomed. You shall need a means to access the commodities of your home world. Avan Kerm Sin? Yes, I'm here! Of course I'm here! Cos'è sta cosa? Usements do you have for me today? È una fatina. Feul. Feul. For you? Aveva una voce stranissima. Quindi sarà la nostra guida? Sarà un PNG che ci seguirà? Ma aveva una voce stridula. Ci sta squadrando? Noi siamo sorridenti. Sì, ha una voce veramente fastidiosa. Che brave and reckless and marvelous thing you did. You've the heart of a pixie, you do. After careful consideration, I have decided to grant you my assistance. Make a pact with me and the fun... Noi ricordiamo che la zona il Meg è una delle nuove aree che visiteremo ed è la patria delle pixie. Just as I thought, then you've a good stout connection with your home through which all your belongings, great and small, may easily... From this moment forth I will be your Isnefis, and you my Sneyak, like the branch which sprouts from the sap. Raise your hand. Ci ha detto di alzare la mano? E ci ha concesso... Ok, una sorta di legame con lei. Quindi è diventata una specie di nostro famiglio, diciamo così? Ci chiede se vogliamo dare un messaggio a qualcuno per informare loro... che stiamo bene. E io penso di voler informare Tataru, perché è con lei che abbiamo iniziato il viaggio. Consideralo come fatto. Ho la sensazione che lei possa andare avanti e indietro per le dimensioni. Hanno una particolare affinità con le creature magiche e gli esseri arcani.
But Feo is insatiably curious even by pixie standards. È molto curiosa, come tutte le pixie. Right, we were going to organize a room for you, weren't we? Come along. Ok, andiamo a vedere la nostra stanza. Dovrebbe essere pronta. La zona residenziale è proprio là. Ok, qui ci dice che in pratica grazie al patto con Feoul abbiamo la possibilità di accedere ad alcuni servizi, anche se siamo in un'altra dimensione, come la posta, il market board, il summoning bell, eccetera. Eccoci qua, il Crystal Exarch sta parlando con il Manager of Suites, che prima non ci compariva, non esisteva quel personaggio. Ok, ora parliamo con lui, ci facciamo dare una stanza. Pendants è la zona residenziale. Ci ritiriamo nelle nostre stanze. Wow, che stanza ricca. È sin troppo grande. Oh, c'è anche l'armoire. C'è il glamour dresser. Roba da mangiare. Ho visto la summoning bell anche. Sì, questa è la inn di The Crystarium. Abbiamo anche una bella vista sul niente, poi in realtà, perché laggiù mi sembra che ci sia un lago comunque. Preoccupato il guerriero della luce. Tu? Chi parla? Oh, il Warrior of Darkness. Tu sei il Warrior of Light di The Source. Warrior of Darkness. Certo che ce lo ricordiamo. Mi puoi sentire? Ah, lui è inconsistente. Cioè, è come se fosse traslucido per gli altri, probabilmente. Si è stupito che non gli abbiamo risposto. Si chiama Ardbert. If you recall my tale, it was my comrades and I who caused the flood. Ci racconta quello che fecero quando arrivarono in questo, nel mondo nostro, nella nostra dimensione. Ebbero un dialogo con Minfilia. Minfilia ha fatto tornare le loro anime a The First, però mi sa che qualcosa è andato storto, perché sono anime e basta. Il Flood ha però ingoiato Norvrand. In pratica non sono riusciti a tornare consistenti, diciamo così, come prima. E anche Minfilia sembrerebbe. Spero di aver capito bene, spero di aver tradotto adeguatamente. Dimmi, sai l'anno? Quanto tempo è passato since we caused the flood? Non sa neanche quanto tempo è passato. Beh, è un concetto relativo il tempo a questo punto. Un centinaio d'anni. Secondo me quel bicchiere non riesce a prenderlo. E infatti è inconsistente.
come fosse un fantasma. My hands find no purchase. My gestures catch no eye, and my pleas, be they whispered or screamed, reach not a single ear. I am a shade, cursed to do naught but drift. Sì, è maledetto. È come se fosse un'ombra. I feel as if I've been walking forever. I hardly noticed when my mind and body began. Then bang! My senses were sharp again. I felt like a fish being reeled in, and before I knew it, I found myself in this room. Però ha avuto un certo momento, si è ritrovato qui e adesso in questa stanza trova l'unica persona che lo può vedere e che lo può ascoltare, e siamo noi. Siamo stati evocati per salvare The First. Dice che è tempo sprecato. Questo mondo non può essere salvato come coloro che hanno tentato di salvarlo. Muddled as my mind may be, I've not forgotten that. But if fate has brought me to you, the one person in this God's forsaken world who can see and hear me, then perhaps there is a reason I endured. If I can find out why I was left behind, then maybe I can bring this journey of mine to an end. Forse noi abbiamo delle capacità superiori a chiunque altro. I'll be watching, Warrior of Light. Ci incontreremo ancora. Stai attento. Questo mondo è pieno di eroi. Sparito. Beh, abbiamo incontrato anche un altro personaggio chiave della storia relativa a Shadowbringers. Ci siamo riposati, siamo andati a dormire sereni, immagino, vestiti ovviamente. Ci guardiamo intorno, ma non c'è il guerriero dell'oscurità. Ok, lasciamo la stanza. Ok, possiamo chiudere la missione. Anche se all'orizzonte vedo un punto dove continuarla e non finirla. Sembrerebbe che ci sia un qualche errore. Ma sono sicuro che c'è una spiegazione. Ah, ovvio, dobbiamo parlare con il Gatekeeper per poter entrare dentro l'Ocular e poter chiudere la missione con l'Esarca. Un'altra cutscene. Questo inizio di Shadowbringers è pieno di cutscene. Come ti sei trovato? Ti sei riposato? Beh, ho incontrato un visitatore spettrale. La stanza è posseduta. Let us return to the subject of the Scion's whereabouts. Torniamo al discorso dei Scion. Ci ha dato qualcosa, una mappa. Una mappa. Ok. Crystarium è in mezzo. Molto simile a Orzea. C'è la città nel... Il Meg sarebbe Gridania. Ulda sarebbe quella regione... più in basso.
E poi c'è Yulmor a sinistra, che sarebbe l'Imsa Lominsa. Tutto intorno c'è il Flood of Light. Ok, qua siamo a Lakeland. Benissimo. A nord c'è il regno di Ilmeg. Lì è dove troveremo Urianjé. A est c'è la foresta di Raktika, dove troveremo Yashtola. Queste zone sono facilmente raggiungibili. Ma lui ci suggerisce di cercare per primo uno dei due gemelli. Che uno è a poca distanza da Crystarium. Alfino è a Colusia. C'è una città che si chiama Yulmor. Alfino è andato lì per cercare di trovare un'alleanza con gli abitanti di Yulmor. Alize è Adam Arang, che è la zona, tra l'altro, che abbiamo visto nello schizzo della mappa che ci fece vedere il Librarian. Lì il Flood of Light si è fermato. Però è una zona costantemente attaccata dai Sin-Eater. Lei è andata lì per studiare a dovere i nemici, per sapere come combatterli. Mancherebbe Tancred all'appello. Quindi, Colusia o Amarang? Mi fate scegliere? Ma mi fate scegliere veramente? Ah, ma tu devi pensare a Tancred. Lui ha preso un nuovo compagno. Allora, Tancred è diventato un cacciatore di Sin-Eater. Quindi mi sa che Tancred è sempre in viaggio. Concludiamo la missione. La terza missione. Altri punti esperienza, un altro oggetto nel nostro inventario. A questo punto possiamo chiudere qui questo episodio. La trama si è evoluta ancora un po', le cutscene sono lunghissime, quindi abbiamo perso un po' di tempo a seguire tutti i vari discorsi dei personaggi. Presto usciremo e andremo a combattere con i Sin-Eater fuori da Crystarium. Io vi rimando ai prossimi episodi e all'esplorazione di Shadowbringers.